ma siamo tutti curiosi quindi di sentire cosa sa fare un Veneto sangiovese, insomma il sangiovese è un'uva piuttosto difficile, particolare da coltivare. E diciamo dell'epoca della vendemmia, voi ricordate il sangiovese in Toscana anche solo fino a 30 anni fa si raccoglieva tutto insieme, uve bianche, uve rosse, famosa ricetta del Chianti classico con le uve bianche e con le uve rosse che molti rimpiangono, in realtà veniva fatto perché appunto non si aspettava quasi mai ottobre per la vendemmia, quelle appunto perché arrivavano le piogge, cioè si preferiva vendemmiarlo prima, quindi i vini erano aspri, molto marognosi, tannini, non maturi, non maturavano mai, ma siccome c'era l'uva bianca che era molto matura, alla fine era un prodotto molto godibile. Adesso diciamo le tecniche di coltura, i cloni giusti hanno fatto in modo che i vigneti sono più areati, più sani e quindi si può arrivare più là con le quindi non c'è più bisogno dell'uva bianca, no? Molti dicono perché non c'è più l'uva bianca, in realtà non ce n'è più bisogno perché si riesce a vendemmiare il sangiovese molto, molto più tardi rispetto a prima, però appunto molti a me cominciano a rompere le scatole a fine agosto, allora ormai quest'anno la vendemmia, dico guarda siamo in Toscana, ti rispondo a metà ottobre, ma come? Ma tu vedrai che in Toscana devi guardare com'è settembre e com'è ottobre il tempo, fino a fine agosto, che magari in altre zone d'Italia hanno già finito di vendemmiare, noi ancora siamo lì a sperare che il tempo, quindi quando sono le stagioni in cui il sole, ma non troppo, settembre e ottobre, sono nuovamente belle annate per il sangiovese nel Chianti, c'è proprio bisogno di questa maturazione tardiva, anche la zona il momento in cui si maturano i famosi tannini, queste sostanze che ci fanno sentire rugoso le gengive, no? quando beviamo i vini. Sangiovese li ha, maturano molto lentamente, non solo sulla pianta ma anche poi nella bottiglia. Pensate al Brunello che si beve dopo 4 anni, no? Nel Chianti Classico si beve molto prima, ha bisogno di meno affinamento, ma anche qui adesso stiamo bevendo il 2007, che è l'ultima annata in commercio, ma in teoria si può bere anche la 2008, ma anche qui è sempre bene aspettare, in realtà sarebbe meglio bere il 2005-2006 in questo momento, però comunque anche il 2007 può uno dei sentieri. Sangiovese e Canaiolo, quindi due che praticamente ormai che Chianti Classico tradizionale è Sangiovese e Canaiolo, bel colore, anche questo prima Sangiovese colorino era abbastanza, il colore del Sangiovese era abbastanza scarico, oggi si raggiunge la maturazione ottimale, quindi il colore è più intenso, però ecco, a naso si riconosce subito l'idea di Chianti, quindi questo profumo fa la viola, la ciliegia, un accenno di amarena, una nota magari leggera di tabacco, queste sono le sensazioni classiche del sangiovese, una nota minerale, questa si trova spesso nelle zone di Radda, e in generale ecco, diciamo, per quelli toscani ci mettono il naso dentro, si rendono conto che è un vino che può venire solo dal Chianti Classico, non è così banale, perché diciamo in anni in cui si è tagliato spesso sangiovese o merlot, cabernet eccetera, non è si è stravolto spesso il sangiovese anche sui prodotti base, poi dopo vedremo che nella riserva c'è un po' di merlot, però sentirete che si può dosarlo in maniera che non sovrasti il sangiovese, invece c'è stato un periodo fine anni 90, inizi 2000 che invece si abbondava col merlot per avere vini molto più corposi, colorati eccetera, invece adesso sono riusciti ad avere un po' una via di mezzo in cui il sangiovese e Chianti si sente pur arricchito con altre sensazioni. Comunque rimaniamo al, questo è il prodotto annata, quindi 2007, me lo sentito al naso, in bocca sentite che si mantiene esattamente quello che è il naso, ma c'è questo tannino, questa freschezza molto elevata, vedete come la salivazione in bocca quasi da vino bianco, no? Vi dicevo non ha senso metterci due bianchi, questo è un vino che la freschezza, anche la dolcezza se vogliamo di frutto ce l'ha già proprio di suo il sangiovese, e è un vino che ha un bel corpo ma non esagerato, e tant'è che dovrebbe abbinarsi bene con il piatto che avete, è una pasta con un sugo abbastanza importante, il sugo di prosciutto, e dovrebbe, l'abbinamento dovrebbe essere buono, si può anche andare su un vino bianco sul suolo su questa pasta, ma io direi che il Chianti Classico giovane è un abbinamento, fino questo vino regge anche degli arrosti, l'arista eccetera, però su una pasta del genere, spesso ci mette un po' di parmigiano, comincia a diventare un piatto molto, molto corposo. Sentite in bocca come ritorna il sentore di ciliegia, magari anche un po' con fettura di fragola che ritornano fuori, sensazione minerale, quindi un prodotto tra virgolette un'annata, quindi un Chianti Classico tra virgolette base, ma insomma che c'ha già una bella complessità, un bel allungo anche in bocca, vedete come si ripresenta, le sensazioni fruttate, minerali ritornano nel corso dell'assaggio.
Buon proseguimento.